Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Primo video che giro nel 2021, ci tenevo tantissimo a augurarvi un buon anno, speriamo che questo 2021 ci porti tanta speranza e tante belle novità, perché penso un po' come per voi tutti il 2020 è stato decisamente un anno provante, ma a questo punto potremmo parlare delle nostre letture del 2020 e siamo finalmente giunti al tanto acclamato video della top 10 dei libri letti nel 2020. In realtà quando ho redatto la top 10 non sono venuti 10 ma un pochino di più, ora vedrò di scremare nel mentre che parlo. Vi dico subito che di quasi tutti i libri di cui vi parlerò quest'oggi ne ho parlato approfonditamente in altri video, ci sono molte recensioni singole dedicate proprio a singoli romanzi o a singoli scrittori che sono entrati a far parte della mia vita nel 2020, quindi essendo questo un video molto riassuntivo e appunto essendo una top 10, qui non vi parlerò in modo approfondito di ogni singolo volume, ve li citerò, vi dirò giusto qualche perla, vi darò giusto qualche piccola idea, qualche piccolo suggerimento, però vi rimando per ogni singolo titolo qua sotto giù nell'info box ai video all'interno dei quali ve ne ho parlato un pochino in maniera più specifica. Direi di partire subito dal primo. Ovviamente questa lista non è in ordine perché per me sarebbe letteralmente impossibile leggere il libro dell'anno, non ce la posso fare. Penso che quest'anno in realtà sia anche più facile perché dovessi dire c'è un libro che sicuramente spicca fra tutti gli altri, che fra l'altro è stata una rilettura, ma vi darò tutto in ordine casuale perché sinceramente il mio cuore già ha palpitato troppo per raggiungere 10 titoli, quindi direi che quest'anno mi è andata molto bene. Fra l'altro è stato un anno ricco di letture, ve ne ho già parlato un pochino nel recap generico del 2020, vi lascio come sempre il video su nelle schede giù nell'info box, e ho letto più di 115 se non mi sbaglio titoli, che non sono male, e in questa grande quantità c'è della gran bella qualità. Partiamo. Prendendomi del mio fedele quadernino all'interno del quale ho riportato, vedo qui addirittura 13 titoli, ne prendo uno a caso e il primo del quale ci tengo a parlarvi è Il settimo giorno di Yua. Ve lo metto qua magari. Allora, Yua, come ben sapete se mi conoscete un pochino, è uno dei miei scrittori preferiti in generale. Per quanto riguarda poi la letteratura cinese, non vi dico, uno dei maestri, diciamo, del panorama letterario cinese contemporaneo. Di Yua ho amato e letto, se non sbaglio, nel 2018 tante letture ho fatto di questo autore, in particolare la mia preferita rimane sicuramente Brothers, ma anche perché no Vivere. Il settimo giorno è un libricino molto molto breve, abbastanza disincantato, lo definirei in questo modo, ed è penso una delle scritture di Yua più comiche e satiriche, ma anche grottesche, in un qualche modo ilarotragiche. È la storia di un giovane uomo di mezza età cinese che improvvisamente si trova in una camera mortuaria e si rende conto, circondato da addetti e da burocrati, che roba da processo di Kafka e da ironia non poi tanto sottile, gli comunicano che egli è morto e stanno attendendo che i parenti comprino la bara, comprino l'urna cineraria, piangano e pregano per lui. Questa attesa diventa però lunghissima e ben presto in questa sala di aspetto del paradiso, inferno, bene, non si sa, nessuna delle due di questo limbo, il protagonista attende che qualcuno lo pianga, che qualcuno compri lui il vestito per la cerimonia funebre, che qualcuno preghi per lui, e questo non avviene mai. Non avviene perché in vita evidentemente lui non ha lasciato alcun tipo di ricordo, egli ha vissuto una vita solitaria, isolata, è un uomo estremamente solo, si parla tantissimo di solitudine, è un uomo che ha vissuto una vita forse lasciandosi troppo trasportare dalla vita stessa e non prendendola mai in mano, ed è un uomo che quindi lascia dietro di sé quasi niente. E qual è il suo destino? Non potendo essere cremato, non potendo essere pianto e appunto non potendo morire realmente, la sua anima non può essere accompagnata verso la pace infinita, è costretto a vagare
come un'anima in pena per l'eternità. E che cosa fa il protagonista? Cerca quindi, ormai dovendo scontare questa sua pena detentiva eterna per l'eternità, torna nel mondo dei vivi, ovviamente sotto forma di anima, quindi non viene visto, è un fantasma, è un'ombra, e cerca di ricostruire quella che è stata la sua morte, perché egli non si ricorda di essere morto, e va anche alla ricerca di quei pochi contatti con l'umanità che gli sono rimasti. È il viaggio di una ricostruzione di quella che è stata la propria vita, ma soprattutto di quella che è stata la non vita. Un uomo appunto che più che vivere si è sopravvissuto, potremmo dire. È un racconto ilarocomico, satirico, grottesco, è un romanzo che fa morire dal ridere e morire dal piangere allo stesso tempo. È straordinario come Yuwa sia uno scrittore in grado, come sempre, di far arrivare al lettore sia vibes veramente satirico, grottesche, vi farà ridere fino alle lacrime per poi farvi piangere il minuto dopo. Gran bella lettura, rimane non il mio preferito di Yuwa, ma sicuramente uno dei più degni di nota e anche uno dei più appunto disincantati e leggeri. Passiamo adesso a una rilettura che vi voglio semplicemente citare perché ve ne ho parlato tantissime volte e penso ci sia da dire pochissimo, è Lolita di Nabokov. L'avevo letto un bel po' di anni fa, per me è uno di quei classici che rientra nelle riletture da fare ogni tot di anni, perché se quando l'ho letto a penso 18 anni avevo trovato determinati argomenti, questa volta come sempre con la rilettura, anzi stavolta è stato un riascolto che vi straconsiglio di fare su Storytel, è letto e recitato in maniera veramente sublime. E cosa dire di Lolita? Non mi voglio dilungare perché penso ci sia poco da dire, sicuramente ve ne ho parlato tantissimo quest'anno, una delle letture più belle, Humbert Humbert si riconferma essere uno dei narratori, uno dei protagonisti della letteratura mondiale più disgustosi e viscidi di sempre, e la bravura di Nabokov nel convincere, o meglio nel tentare di convincere il lettore che alla fine questo maledetto schifoso alla fine non è così schifoso, è un'opera di convincimento veramente quasi ben riuscita, perché vi farà dubitare di voi stessi e dei vostri valori morali. Penso non ci sia bisogno di parlare della trama. Stessa cosa mi sovviene con un altro libro che vi cito e basta, perché vi ho dedicato un'intera recensione al volume, ed è I Promessi Sposi. Anche qui vi voglio citare il volume non tanto perché sia una grande scoperta che I Promessi Sposi sia un grandissimo libro, ma perché è stata proprio un'esperienza per me personale che mi ha fatto crescere tantissimo, perché ho fatto l'ascolto anche qui su Storytel dell'intero volume durante la quarantena, durante il lockdown di marzo. È stato magico, mi ricordo questi pomeriggioni, queste mattine, quando ancora si poteva uscire giusto a fare il giro del vicinato da soli, quindi con la mia tutina a correre ascoltando I Promessi Sposi. È una modalità che vi straconsiglio, quella dell'ascolto. Potremmo dire che anche è stato il 2020 l'anno degli audiolibri, e su Storytel trovate l'intero volume dei Promessi Sposi, e la divisione per capitoli è perfetta perché vi permette di non sentire la pesantezza di un volume che per troppi anni, per troppi decenni è stato relegato solo all'ambito scolastico, ma che secondo me è possibile sdoganare, rendere veramente leggero attraverso proprio l'ascolto. Straconsigliato. Vorrei un po' barare a questo punto e parlarvi non tanto di semplicemente titoli, siamo a questo punto al quarto posto, ma di un autore. Vi dovessi nominare un titolo stesso, beh, ce l'ho sicuramente, ma è Landolfi. Il 2020 è stato un anno dedicato a uno degli amori più belli che io ho scoperto grazie a un esame universitario, cioè a Tommaso Landolfi, una delle voci del panorama letterario moderno più belle e, ahimè, non so perché, più dimenticate a livello italiano. Mi dispiace veramente tanto, io stessa, come vi ho più volte detto, lo conoscevo giusto di nome ma non avevo mai letto niente di suo. Se non avete mai letto niente di Landolfi, vi consiglio tantissimo di iniziare dalle più belle pagine
i racconti e i frammenti landolfiani redatti da Italo Calvino, quelle che per Calvino sono le pagine landolfiane più belle. Landolfi ha scritto tanto, ha scritto romanzi, ma ha scritto soprattutto racconti, ma anche il proprio diario. Nei frammenti troviamo un po' di tutto, diciamo che ci sofferma moltissimo su quella che è la produzione dei racconti, un po' la prima parte del Landolfi che si è occupato del racconto quasi gotico, grottesco, con questi personaggi, mi verrebbe da dire come sempre con questo aggettivo, larvali, notturni, gotici, grotteschi, sicuramente è un Landolfi del fantastico, ma non del fantastico con la F maiuscola, non del genere canonico letterario, è un fantastico che sta fra il grottesco, fra il gotico, fra il macabro, il vampiresco, ma non soltanto. Sicuramente c'è tanto anche di occulto, di esoterico, ma sminuire Landolfi a mero autore del fantastico sarebbe veramente fargli un torto. Landolfi non ha scritto solo fantastico, ha scritto poesia, ha scritto tantissimo di saggistica, di critica letteraria, è stato traduttore di Gogol, è stato traduttore di Dostoevskij, ma molto altro. Le più belle pagine, secondo me, è una un piccolo compendio perfetto di tanti piccoli bocconi del grandissimo Landolfi. Per quanto riguarda la sua prosa, e le mie opere preferite rimangono La pietra lunare e Il racconto d'autunno, che rientrano sicuramente un po' nella stagione landolfiana del racconto gotico, ma come vi dicevo, sminuire Landolfi semplicemente a Landolfi fantastico, quando Landolfi stesso odiava essere definito un narratore solo del fantastico, è fare poco. Le più belle pagine rimane secondo me il volume che vi può in piccole pillole dare un po' il là per poi approfondire questo grande autore. Prendo di nuovo barare e a questo punto siamo al 5 e ci faccio incentrare il 5-6, perché in realtà non posso che non citarvi due titoli. Grande scoperta di nuovo autore del Novecento italiano, sapete che il 2020 è stato un po' la riscoperta degli autori e delle autrici dell'italiano, degli italiani del Novecento, Giuseppe Berto. Non vi voglio tediare, vi ho fatto delle video recensioni dedicate all'autore, ve le lascio giù nell'info box, in particolare Il male oscuro, opera autobiografica, opera finale di questo grande autore, grande flusso di coscienza, grande romanzone, anzi in realtà non è propriamente né un romanzo né una biografia, è un volume che sta fra il romanzo, la biografia, il memoir, ma anche il saggio, la critica letteraria, la ricostruzione falsificata del sé. Il male oscuro è il tentativo di ripercorrere la propria vita, di guardare dietro e di ricostruire quello che è stato il proprio vissuto attraverso anche quello che è lo strumento della psicoanalisi. Giuseppe Berto è ormai un uomo, non vorrei dire attempato, ma ha ormai superato la mezza età, e riguarda a quella che è stata la sua vita, al delicato e difficile rapporto col padre, ma in generale con la madre, con la famiglia, alla vita militare, alla vita letteraria, la difficoltà del non essere mai riuscito a scrivere l'opera con la L e la O maiuscola, e da un lato è anche opera di psicoanalisi. Berto finalmente intraprende quello che è il percorso analitico, e con degli echi che rimandano tantissimo ovviamente a opere letterarie a livello della coscienza di Zeno, di Italo Svevo, ma anche la cognizione del dolore di Gadda, Berto cerca la salvezza attraverso il percorso psicoanalitico da quella che è una malattia nevrotica, da una nevrosi maniacale e depressiva a fasi alterne, che lo affliggerà per gran parte della sua vita. Un tentativo di salvezza attraverso questo processo psicoanalitico che ovviamente non avrà buon esito. È il percorso di una nevrosi, di una malattia, di questo male oscuro che in realtà è la vita stessa. Se nel male oscuro, diciamo, è un'opera sicuramente più matura, un pochino più anche che, tende un po' a fare il punto della situazione, opera più disincantata, mi verrebbe da dire, tipicamente più romanzesca e quindi anche più classica nel suo
nel suo aspetto proprio stilistico e narrativo è sicuramente Il cielo è rosso. Anche qui vi ho fatto la recensione approfondita, un'opera all'interno della quale il tema portante è un pochino quello della seconda guerra mondiale, ma soprattutto della miseria, del dolore, della sofferenza che questo grave momento storico ha portato per l'Italia. Ci sono quattro protagonisti, quattro giovani ragazzi che dopo il bombardamento della città di Treviso, essi sono uno più povero dell'altro, uno più scapezzato dell'altro, viviamo nella miseria più totale, uno fa il ladro, morirà tentando di fare il partigiano, una è una giovane prostituta di appena 14 anni, insomma personaggi veramente miseri, i poveri, la storia degli sfigati, se mi permettete questo termine più moderno, più contemporaneo, ed è molto struggente, scendono lacrime a fiotti, sicuramente un romanzo più classico, come vi dicevo, rispetto al Mare Oscuro. Al Mare Oscuro per me sono due opere straordinarie, entrambe, dipende un pochino da che approccio volete partire. A questo punto fatemi barare e fatemi dire che siamo al sesto titolo, e anche qui continuerò a barare un altro pochino e vi cito un autore che è Lovecraft. In questo caso non è tanto un baro secondo me, perché alla fine ho letto quest'opera che è l'opera magna, che contiene tutte le opere di Lovecraft, tutti i racconti. Che dire, Lovecraft per me è una scoperta del 2020, perché è stato l'autore che mi ha permesso di nuovo di sdoganare uno dei tanti concetti che più va là vado con gli anni a leggere, più mi rendo conto che avere uno sguardo snobistico nei confronti di alcuna letteratura di genere è ciò che più mi porta a sbagliare a livello letterario, perché per me Lovecraft era sempre stato l'autore del gotico, l'autore del fantastico, l'autore dell'horror, e che quindi veniva relegato ingiustamente a quel determinato genere che per me non è mai stato un genere che mi ha mai particolarmente interessato, che mi ha mai particolarmente incuriosita. Per motivi di studio quest'anno mi sono dedicata a Lovecraft e non poteva esserci amore più puro. Fra il ciclo del Cthulhu e il ciclo di Necronomicon, per me Lovecraft è un autore sublime. Ci sono echi di Poe, ci sono echi un po' alla Landolfi, anche se è il contrario, è Landolfi che prende da Lovecraft, ma non soltanto. Potrei citarvi una quantità di autori e di riverberi, di riprese, di citazioni, ma Lovecraft è una delle penne più belle americane che io abbia mai letto. Quando si parla di Lovecraft non si parla mai solo di fantastico, non si parla mai solo di gotico, di grottesco, di vampiresco, ma si parla di letteratura con la L maiuscola. Penso che gran parte della letteratura contemporanea non potrebbe esistere senza la letteratura del grottesco e dell'horror di Lovecraft, veramente una penna sublime. Un raccontino la notte prima di dormire vi causerà sonni non felici. Ci sono ancora dei racconti che non riesco a dimenticare, che mi hanno lasciato un senso di inquietudine e di macabro ai quali ancora oggi penso. L'horror, la paura, il terrore, l'inquietudine, ma anche e soprattutto temi come l'eroticità, il macabro, l'ossessione, il perturbante, quindi temi che affrontano, sono affrontati dalla letteratura mondiale, anche non di genere, dalla narrativa generica, devono tantissimo, hanno un debito enorme con questo grande scrittore, e ci sono dei racconti a cui ancora non riesco a smettere di pensare, che ancora diciamo fanno parte dei miei incubi notturni. Letteralmente ho fatto degli incubi su alcune creature mitologiche di Lovecraft e ancora non riesco a staccarmici. Straordinario. Andiamo al 7 e a questo punto cerchiamo di smettere di barare chiarone, perché sennò veramente non ne possiamo più. L'occhio più azzurro di Toni Morrison, anno della scoperta di questa grande scrittrice americana, Toni Morrison. Ho letto prima Amatissima, che penso sia il suo volume più celebre, ma devo ammettere che per me L'occhio più azzurro rimane per ora, dei due titoli che ho letto di narrativa
di Toni Morrison, il titolo più riuscito. L'occhio più azzurro è uno dei primissimi romanzi, fra l'altro, dell'autrice, trae spunto da un'esperienza autobiografica. Un'amica, una piccola ragazzina, un'amica dell'autrice durante la sua infanzia, afferma di voler possedere questi occhi azzurri. Da un desiderio che a noi può sembrare così, potremmo dire, innocente da parte di una bambina afroamericana, ne nasce un romanzo profondamente drammatico. La protagonista, la piccola Pecola, siamo nell'Ohio degli anni 40, è una bambina che vive in condizioni di grande miseria in questo ghetto pieno appunto di afroamericani che vivono sbarcando, cercando di sbarcare il lunario. Siamo ovviamente negli anni chiaramente del segregazionismo razziale, si parla tantissimo della tematica del razzismo, ma anche della tematica del colorism, che sarebbe il razzismo all'interno della comunità afrodiscendente stessa. Pecola è una bambina che ne deve passare di cotte e di crude, è una bambina molto brutta, e questa sua bruttezza è accentuata, o anzi direi quasi è causata, non soltanto dalla sua miseria, che è una miseria non soltanto economica, ma una miseria sociale, una miseria culturale, ma anche e soprattutto dal colore della sua pelle, che non è semplicemente nero, ma è il nero più nero della pece, nero ebano. E questo colore, questo grado di nero viene da tutti, da Pecola stessa definito come il colore più brutto che ci possa essere. Questa bruttezza e questa diciamo condizione di estremo dolore e di sofferenza in Pecola viene da lei in qualche modo disincantato nel desiderio di possedere gli occhi più azzurri del mondo. Questo desiderio in realtà nasconde chiaramente il desiderio recondito e terribile della bambina di cancellare, di annullare la propria identità razziale, etniaca, ma la propria identità personale, attraverso quella che è la decostruzione del sé, la costruzione di un sé alternativo che rispecchi tutto quel modello canonico occidentale americano della Shirley Temple bionda con gli occhi azzurri. Straordinario, leggete. Andiamo adesso, e purtroppo per necessità deciderò di cancellare gli altri e vi citerò gli ultimi due volumi di quest'anno, lasciandovi per ultimo quello che secondo me è il romanzo per me del 2020, anche se con estrema sofferenza, perché come potete ben capire per me fare liste è sempre difficile e fare top 10 è sempre una sofferenza, ma ci proviamo. Vi nomino un libro che ci tengo particolarmente a nominarvi perché sento di non avervene parlato abbastanza nel 2020, ed è uno dei titoli a livello italiano che più mi ha colpito, ed è La madre di Eva. Scusate, adesso non mi viene in mente il nome dell'autrice, ma vi lascio qua la lettura. Anche questo è stato un ascolto fatto su Storyte, un romanzo breve e veramente fulmineo nel suo essere, nel suo colpire il lettore veramente allo stomaco. È un romanzo che mi ha coinvolta in modo particolare, che mi ha fatto rigirare letteralmente le viscere, se mi è permesso. La madre di Eva è un romanzo che parla della transizione, del processo di transizione da donna a uomo di Eva, che in realtà non è mai stata Eva non è mai nata, Eva è morta nel momento stesso in cui è nata, perché il giovane protagonista appunto sceglie di proseguire, di iniziare il suo processo di transizione, un processo ovviamente che avrà a che fare non soltanto con quella che è la sua identità, ma anche l'identità di genere, che da sempre è stata maschile, ma un processo di transizione che viene narrato, e sta qui proprio la peculiarità del romanzo, da parte della madre, la madre di Eva, che non prende benissimo il processo di transizione e la presa di coscienza, la presa di posizione del figlio in realtà, e di quella che lei ha chiamato Eva fin dalla nascita. È un romanzo dolorosissimo perché è interessante anche proprio seguire quello che è il processo di transizione anche dal punto di vista delle operazioni fisiche che si decide di intraprendere, ma anche dal punto di vista legale a livello italiano, quella che è un vero e proprio calvario
per le persone appunto che entrano a far parte della comunità transgender. Doloroso, 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 necessario, necessario, necessario. La peculiarità, come vi dicevo, è che tutto è narrato dalla parte della madre, che deve quindi in qualche modo accettare il lutto, la morte di una figlia e la nascita di un figlio, morte di una figlia che in realtà non è mai esistita, perché noi capiamo fin dall'inizio che Eva non è mai stata Eva, e la madre ha tentato per tanti anni di ricacciare questo fantasma, di chiudere questo scheletro nell'armadio e tentare di affogare e di far nascere, far rinascere, far vivere questa figlia che in realtà non vuole vivere, perché non è mai stata una figlia. Bellissimo, non vi voglio dire nient'altro perché è un romanzo molto molto breve e ci tenevo un pochino anche a nominarvelo. A questo punto però io voglio fare l'illegale fino alla fine, vi do altri due titoli che a questo punto diciamo stanno fuori dalla top 10, e poi vi lascio con la chicca finale che già tutti vi aspettate. Altre due autrici italiane insieme all'autrice della Madre di Eva che vi voglio citare: Giulia Corsalini, per me il 2020 è stato scoperta, La lettrice di Chekhov, non vi dico niente, altro che rimane un pochino fuori ma vi voglio citare, Marisa Malieri, La radura e non mi viene La radura e com'è che si chiama l'altro? E Verde acqua. Vi cito solo queste due grandi scrittrici italiane, rimarranno fuori dalla top 10. E adesso giungiamo all'apice di questo 2020, che non poteva altro essere se non la rilettura della storia di Elsa Morante, fatta stavolta in ascolto su Storytel. Bellissimo l'audiolibro di Storytel, letto e recitato in maniera sublime, ve ne ho già parlato. Che dire, vi devo davvero parlare della storia di Elsa Morante? Non penso. La storia è il romanzo della storia italiana. Elsa Morante si riconferma essere la mia scrittrice del 2020, mi dispiace per tutti gli altri, ma non c'è trippa per gatti, come si dice qui da noi. Per me la storia è il romanzo italiano, uno dei romanzi italiani più belli del Novecento. Veramente straordinario, è la storia di la giovane, anzi non più tanto giovane, attempata protagonista, una donna che dopo lo stupro da parte di un soldato tedesco deve vivere una seconda maternità travagliata, e con i suoi piccoli due giovani uomini, Minnuzzo e Peppe Giuseppe, vivrà il calvario della Seconda Guerra Mondiale. Fra povertà, miseria, bombardamenti, militanze, un figlio fascista e poi un figlio partigiano e il tentativo di sbarcare il lunario, noi seguiamo quella che è la storia della protagonista, ma che in realtà non è altro che metafora, simbolo, allegoria della storia con la S maiuscola. Ci sono delle scene ancora che mi rimandano, che mi ricordo vividamente come se l'avessi ascoltata letteralmente ieri. Fra l'altro mettiamoci un po' di pepe in più, perché non rendere anche la protagonista mezza ebrea e quindi continuamente tormentata dalla paura di essere lei stessa, di finire nei campi di concentramento, ma anche e soprattutto la paura di dover nascondere i figli temendo che qualcuno, uno dei due, possa andare incontro a quel destino, purtroppo, a cui sono andati incontro migliaia di ebrei. Quindi veramente condiamo con un po' di sofferenza, mettiamoci veramente un po' di povertà, miseria, ma già ve l'ho detto mille volte, e avremo un bellissimo mix di dolore e drammaticità, ma sempre condito con un po' di spezie, di speranza e felicità, perché se no a noi non ci piace. Beh, io voglio smetterla qua, è stata una top 10 come sempre ovviamente falsa, perché io non posso mai limitarmi e lo sapete. Io vi mando un grossissimo bacio, noi ci vediamo come sempre al prossimo video, e uscirà venerdì come sempre alle 18 sul canale il video dedicato alla flop 10 del 2020. Fatemi sapere qua sotto tramite commento qual è stata la vostra top 10 del 2020 e se già vi aspettavate questa mia lista. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!